Ciao ragazzi e benvenuti al Parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, mega emozione, sono venuto finalmente a conoscere di persona Giovanni Gamba, ragazzi, Ciao uno dei miei coltellinai preferiti in assoluto, dei pezzi della Madonna, ragazzi. Giovanni, fai saluto ai ragazzi, dici un po' dove siamo, questo è il tuo mondo alla sì. fine. Ciao a tutti ragazzi, siamo a Val Brembilla, in provincia di Bergamo. Finalmente Floriano è venuto a fare un giro da me. Perfetto. Dai, adesso Ragazzi, vediamo un adesso vi po'. faccio vedere. Prima facciamo un bel giro del suo laboratorio, poi qua abbiamo una valanga di coltelli da vedere. Andiamo a vederlo insieme. Ragazzi, arrivo da Giovanni e mi fa vedere ovviamente i coltelli che aveva sul banco. Poi mi dice: "Ma non ho solo quelli, eh?" E mi mostra, ragazzi, quanti pezzi ha. Paura, ragazzi. Paura, paura. Qui dicono altro che paura. Cioè, non so se ci capiamo, ragazzi. Ci saranno, boh, 150-200 coltelli qua. Tantissima roba, ragazzi. Adesso ci passo una mattina intera, voglio vedere tutto, tanta roba ragazzi, tanta roba. E questi qua ragazzi sono quelli che adesso andremo a vedere insieme, perché farveli vedere tutti è impossibile, me li guardo io, invidiatemi tantissimo. Ragazzi, la prima cosa in assoluto che voglio farvi vedere è questo aggeggio, ragazzi, questo aggeggio del nostro Giovanni. Giovanni, raccontacelo tu. Dunque, questa è una navigatrice americana, Burr King, che ho preso da un mio amico che purtroppo è deceduto, grande coltellinaio. E di lavoro lui faceva E l'odontotecnico. quindi particolare incredibile, attenzione. L'ha montata su una sedia da dentista. Cioè, capito, ragazzi? Praticamente la levigatrice montata sulla poltrona da dentista. Tantissima roba. Ci si lavora in piedi o da seduti. Come si vuole. Fantastico, fantastico, ragazzi. Lo strumento di tortura del dentista che diventa un compagno di lavoro del nostro A Giovanni. Tanta 30 anni roba. questa macchina, ma funziona Da Dio, perfettamente. da Dio. Scusate, eccoci qua che ve la faccio vedere bene anche di qua. Ok. Poi passiamo di qua. Una piccola fresetta. Sì? Eccola qui. Di qua abbiamo l'altra levigatrice. Eccola qua che ve la vedete bene. Poi qui abbiamo il metodo di affilatura che usa il nostro Giovanni. Eccolo qua che mi ha fatto vedere anche quell'aggeggio che c'è qua sopra, ragazzi, che serve per fare i fili convex ed è una figata incredibile. Tantissima roba. Infatti il coltello che mi ha fatto, che poi vedremo, ragazzi, che andremo a testare, è fatto con questo aggeggio qua. Tanta roba. Poi abbiamo, di qua abbiamo Qui ci sono un'altra le moletta. casse di munizioni. Casse di munizione, ragazzi, qua è pieno di munizioni. Vietato fumare, No, vietato sono fumare. tutte le pietre. Tutte pietre, eccole lì. Fantastico, qui abbiamo il trapano a colonna. E adesso, qua abbiamo tutti gli acciai. Eccoli qua. E adesso Giovanni ci porta ai forni. Andiamo ai forni, intanto vi fate anche la panoramica, ragazzi. Eccoci qua, ormai ci sei, sei dentro lo stesso nel video. Ciao, ci sei anche tu. Ci sei, ci sei. Eccoci qua. Il forno di Giovanni. Che forno è questo, Giovanni? Questo è sempre da Titan Grinder, Sì. sempre. E E qui c'è il fornetto qui il per fornetto per il rinvenimento. rinvenimenti. Fantastico. Giovanni, andiamo a vedere i tuoi coltelli adesso. Me ne Andiamo. fai vedere una bella Sì, valangata, due, tre, dai. eh? Andiamo. Andiamo. Eccoci qua, ragazzi, facciamoci questa bella carrellata dei coltelli di Giovanni. Poi vi faccio una bella inquadratura da sopra di tutti i coltelli sfoderati, che l'altra volta mi avete rotto le balle che non si vedeva niente, che erano troppo lontani. Adesso beccatevi la carrellata così. Allora, partiamo. Ho uno, ragazzi, ottimo carbonioso, no, Sì. Giovanni?
Ragazzi, vi faccio una passatina veloce perché sono veramente tantissimi, eh. Veramente tantissimi. Questo lo vediamo dopo. Questo qua è la serie per sfilettare il branzino, ragazzi. Tutti M690 questi. Sì, tutti hanno 90. Particolarità dei coltelli di Giovanni, ragazzi, l'affilatura. Prima mi ha fatto provare un full convex che taglia, ma non avete idea che cosa, da paura. Paurissima. È manico diverso. Sì. Belli. Non il mio genere, però belli. Andiamo avanti, passiamo a un pezzo pregiato, questo, che poi Ah, veramente è un sì. pezzo veramente pregiato, questo, ragazzi. Attenzione, vai, descrivi tu, Giovanni. È acciaio Damasco. Per Damasco l'ha fatto l'associazione Forgiatori Bergamasco. Poi io chiaramente ho lavorato il Cervo, coltello, manico in e cervo ottone, e giusto? ottone. Bello, 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 bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Pezzo da 90. Bellissimo, veramente. Eccolo qua. Andiamo a vedere l'altro, vediamo se lo becco al volo. Che era... No. Sto cercando... No, no, questo qua. Questo. Andiamo all'opposto, Questo ragazzi. vale un sacco di soldi. Questo vale un sacco di soldi, coltello 12.000 euro, ragazzi, 12.000 euro. Cos'è questo? Questo è un damasco cinese. Damasco cinese, ragazzi, 12.000 euro, gli haters impazziranno. Damasco cinese, ovviamente è uno scherzo, ragazzi, perché poi qualcuno ci crede davvero. Ai 12.000 euro, ovviamente, non al fatto che sia Damasco cinese, Non ho il che... certificato cinese. Certificato cinese, ottimo. Questo è un pezzo veramente interessante, ragazzi. Questo adesso vediamo se viene via con me dopo. Perché è veramente tanta roba. Bellissimo, leggerissimo, in mano è spettacolare, davvero una bomba in mano. Ed è in Elmax, ragazzi. Fantastico. Fantastico davvero, veramente bello, 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 È radica australiana. bello. Radica australiana. Una bomba, ragazzi. In mano, vabbè che Giovanni ci ha abituato che i coltelli suoi in mano stanno da Dio. Però davvero una bomba, davvero davvero una bella bomba. Foderi in cuoio fatti tutti da Sì. Giovanni, ovviamente. Niolox, ragazzi, bel coltellino in Niolox, anche qua carrellatina, eh. Sta veramente in mano bene, 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 Non bene. è micarta Spigolo nera. vivo, micarta nera, spaziatori rossi. Bomba. Andiamo avanti e qui abbiamo sempre O1, giusto? Sì, O1 Foder in Kydex, fatto sempre da Giovanni con gli attacchi che potete decidere se tenere così o mettere orizzontali. Bel pezzo. Incasti di Giovanni, numeri 1. Poi andiamo, questo l'abbiamo già visto. Altro Damasco, eccolo Sì. qua. Altro Damasco. Bello, un bel coltellino, un Nesmuk alla fine. Sì. Ok. Poi passiamo ai calibroni, ragazzi. Calibroni, dai, iniziamo con questo. Osti, questo cos'è, Giovanni? È un canadese, forma canadese. Sì. Carino, carino. Questo non mi fa impazzire, ti dico la verità. Chiaramente senza guardia, Sì, quindi, sì, sì. però la presa è buona, perché Sì, un finger groove gli hai sì, fatto. è lucidato quasi a specchio quello. Sì, adesso non lo vedete però. Vabbè, questo ragazzi non è proprio il mio genere. Ok, andiamo più sul mio genere adesso, ragazzi. Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione, ragazzi. Bomba in D1. No, O1. O1. Sì. Infatti stavo dicendo, ma cos'è D1? O1. D1, ti stavo chiedendo che acciaio E è D1. acciaio. Boh, sarà un altro acciaio che non ho mai Una nuova sentito. uscita. Una nuova uscita. Abbiamo inventato il D1 oggi, Per ragazzi. intanto escono acciai buoni, Ovvio, ovvio. quelli Il D1, il speciali, D1. no? Ragazzi, bomba. Bomba, bomba, bomba. 6 Questo millimetri di è un bel spessore. 6 mm. Manicatura in È in lignum vitae. legnum vitae, che è uguale a quella che abbiamo sul coltello che proveremo noi e sul vecchio che mi ha fatto. Ragazzi, bellissimo. Bello, bello. Piace veramente È tanto. una forma un po' Sì, antica, diciamo. questo lavoro nella carta, sì, poi hai detto dove metterlo. Tacchete. Ok, qui cosa abbiamo?
Oh! E giù andare giù a tritare qua. Ragazzi, sapete che io sul coltellone mi esalto. Bella, ma micarta Convex. verde, convex, half convex praticamente. Sì, è half, no? Sì, è alfa. Bello, 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 bello. Micarta, che fai tu? Mi carta. Che fai tu, Sì. artigianale? Tutto qua facciamo, tutto facciamo. Mi sono messo dentro pure io, ragazzi. Bellissimo, bello, bello, bello. Giovanni, qua abbiamo dei pezzi esagerati. Tacchete. Eh beh, ce ne sono. Attenzione. Ehi, bello, 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 bello. Ragazzi, li G10. sto tirando fuori anch'io per la prima volta, a parte un paio, non li avevo visti. G10. G10, bello. Bel Anche coltellone. questo non so cos'è. 10,95. 10,95, 10,95, bello. Sì, pesante, 6 mm. Ragazzi, qui andiamo via alla grandissima. Davvero complimenti Giovanni per tutti i pezzi. Grazie. Adesso ve li tiro fuori tutti, ragazzi, vi faccio una bella carrellata da sopra così non mi rompete le palle. Poi io mi guardo pure qua nei cassetti, ma voi no perché siete dei cattivoni. Ragazzi, tra l'altro vengo viziato, viziato da Sara con, attenzione, attenzione, Cafferino e... Cantucci fatti a mano in Toscana. Caserecci. Ragazzi, invidiatemi. Ragazzi, non è mia moglie, è mia figlia, Prego. Adesso mangio, Buona ragazzi. Poi degustazione. andiamo avanti con il video. Ragazzi, vi faccio questa carrellata, pezzi. Vabbè, ragazzi, cioè non vi dico neanche quanta roba c'ha, veramente dei pezzi esagerati. Eccolo qua il nostro bel Damasco cinese, che è questo, eccolo lì che lo vedete. Ragazzi, è tanta roba, eh. Tanta roba, tanta roba. Qua andiamo nei pezzettoni grandi. Questo è spettacolare, ragazzi. Questo è veramente spettacolare, spettacolare. Cioè, ragazzi, paura, 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 davvero, il paese dei balocchi. Questo è pauroso, pauroso, tipo il cete della Tops. Ne è arrivato un altro che mi sta porgendo adesso Giovanni. E questo, Giovanni, raccontaci. Ciao giapponese, Kumigashi, manico in legno ricoperto dal cordino in cuoio, Ragazzi, convex, fodero. bomba, foderino, tanta roba, ragazzi. Qui c'è veramente da perderci la testa. Ma questo rimane a casa di Giovanni però. Rimane a casa di Giovanni. Facciamo un'altra passatina, ragazzi. Vi faccio anche il ritorno, un pochino più dall'alto, così li vedete bene. No, ragazzi, contattate Giovanni, venite a trovarlo, fate quello che volete, ma qui è il regno dei balocchi, ragazzi, dovete assolutamente venire a farvi un giro. Tantissima roba e ragazzi, capiamoci, praticamente di questo non vi ho fatto vedere nulla, nulla. Un'infinità, infinità di coltelli, ragazzi, ecco lì anche il mio braccione, ma ovviamente non sono proprio un regista. Eccoci qua. Ho messo anche lo stabilizzatore d'immagine per farvi le riprese più fisse. In realtà sono emozionato come un bambino nel paese dei balocchi. Ecco qua anche il cagnolino, come si chiama? Macchia! Macchia! Saluto gli amici. Saluta gli amici del parchetto, Macchia. Grande, grande Macchia. Ragazzi, abbiamo fatto questo bellissimo tour e ringraziamo tantissimo il signor Giovanni Gamba per averci portato nel suo laboratorio, averci fatto vedere 1000 coltelli. Voi avete visto solo una piccola parte, io li ho visti quasi tutti, ragazzi. Venite a trovarlo. Pazzesco, adesso ti troverai la casa piena Beh, gli amici, di dai! amici a vedere i coltelli. Finché sono amici, Sì! ragazzi, sempre benvenuti. Ragazzi, ovviamente oggi da Giovanni, perché Giovanni mi ha preparato un altro coltellino, piccolo questa Sì, volta. piccolo. Questa volta piccolo da provare, perché gli ho detto: Giovanni, a me piacciono i coltelli piccoli, piccoli, piccoli. Ma ha fatto un coltellino piccolo da provare. Eccolo qua, Ecco. eccolo qua. Il coltellino piccolo da provare, ragazzi. Attenzione! Ragazzi, la spada di Man per il potere di Grayskull!
Ragazzi, questo fa veramente paura. Fa veramente, veramente paura. Finitura TRC, ragazzi, che è come escono dal forno, ovviamente. Abbiamo deciso di lasciarlo così. Tanta roba, ragazzi, non vedo l'ora di andare a provarlo. Dimmi i materiali, Giovanni. Il materiale è 50-200. Manico. Manico è in Legno legno vitae. vitae. Ragazzi, paura e panico. Qui ci andiamo a divertire di brutto. Ragazzi, ringrazio ancora Giovanni, gentilissimo. Adesso andiamo a mangiare insieme in trattoria. Voi no, perché siete dei ciccioni. Noi invece andiamo a mangiare in trattoria con l'amico Giovanni. Ragazzi, dal laboratorio di Giovanni, dal signor Giovanni Gamba, che ringraziamo ancora perché sono Grazie a voi. stracontento di averlo Grazie conosciuto. Floriano. Dal parcheggio del Tagliagola tutto, buona giornata e ciao! Ciao.